Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 18 novembre, dedicazione della Basilica di San Pietro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al Tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva ai Suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo. Che dobbiamo pregare sempre, lo sappiamo. Poi magari non lo mettiamo in pratica, ma tutti noi siamo consapevoli dell'importanza della preghiera. Almeno spero che sia così. Quello che invece potrebbe lasciarci maggiormente sorpresi è che Gesù, dopo averci detto che dobbiamo pregare, ci dice anche: passa un aereo. «Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Una domanda inquietante, perché ci fa dubitare del fatto che la fede sia stata sempre trasmessa in modo corretto. Infatti è fuori discussione che di persone di fede ce ne siano molte al mondo. Ma se Gesù dubita di poter trovare la fede, è forse perché questa nostra fede potrebbe non essere autentica. Il Figlio dell'uomo troverà una fede autentica quando ritornerà? Io ho avuto la grazia di conoscere alcune persone anziane di grande, grandissima fede. Questo mi ha fatto capire che la fede è una cosa rara. È ardente come la lava che sgorga da un vulcano. Mentre la nostra fede rischia di essere debole come la fiamma di un fiammifero, piena di dubbi, di compromessi, di patteggiamenti con la cultura contemporanea. Per questo noi andiamo sempre ad attingere energia dal cratere del vulcano, che è il Vangelo. Attingiamo direttamente da Gesù per una fede forte e autentica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla nostra comunità e voi condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao. E abbi cura di te.